avviato l'iter per la definizione dell'ordinanza Teramo, che è stata al centro dell'incontro fatto alla presenza del commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini e dell'intera struttura commissariale nonché dell'USR e del presidente della regione Marco Marsiglio. Tale ordinanza prevede l'attivazione dei poteri in deroga sulle opere pubbliche già finanziate. Una richiesta, se approvata, consentirebbe di recuperare i ritardi accumulatosi negli anni a causa di una normativa inadeguata rispetto all'eccezionalità della situazione. Abbiamo chiesto quella che sinteticamente abbiamo definito ordinanza Teramo, cioè un'ordinanza dedicata alla città di Teramo per l'attribuzione dei poteri speciali sulle opere relative alla ricostruzione pubblica. Abbiamo avuto l'ok da parte del commissario, da parte del vicecommissario, il presidente Marsiglio, sulle opere di nostra competenza, delle quali rimarremo comunque soggetto attuatore, con particolare riferimento alla sede municipale di Piazza Orsini, dove abbiamo un problema burocratico significativo, che è quello relativo alla comproprietà. Quindi dobbiamo assolutamente chiedere poteri derogatori, poteri speciali che ci consentano di accelerare. Abbiamo chiesto i poteri speciali però su tutta la partita della ricostruzione pubblica del Comune di Teramo, con particolare riferimento al patrimonio scolastico, dove abbiamo dato un'accelerazione importante negli ultimi 2 anni, ma dobbiamo ulteriormente intensificare su tutte le scuole. È chiaro che, connesso a questo, alla riqualificazione, alla ricostruzione del patrimonio scolastico, è fondamentale che ci sia un finanziamento speciale e poteri speciali anche per la scuola Molinari. Quindi chiederemo, abbiamo chiesto l'inserimento nell'ordinanza Teramo, abbiamo avuto l'ok da parte del commissario, perché la scuola Molinari già svolge oggi di fatto un ruolo di polo scolastico naturale, dovrà essere sismicamente adeguata, ospita mille dei nostri ragazzi e dovrà svolgere questa funzione anche in futuro. Quindi poteri speciali e finanziamento aggiuntivo speciale per la scuola Molinari. Questi risultati che abbiamo ottenuto nel tavolo. Abbiamo chiesto però anche un'altra cosa, perché come città capoluogo e come sindaco di Teramo ho sentito il dovere di ribadire la mia volontà che ATER e Giunta regionale e Regione Abruzzo chiedano l'attivazione dei poteri speciali anche per il patrimonio edilizio e residenziale pubblica dell'ATER. Il 70% di quel patrimonio insiste nella nostra città, è assolutamente necessario che ci sia un'accelerazione. L'unica strada sono i poteri speciali. Ecco perché ATER e Regione Abruzzo devono chiedere, speriamo che il Presidente Marsiglio e la dottoressa Ceci vadano in questa direzione. Oggi gli strumenti li abbiamo, non attivarli sarebbe un grave errore.